grazie di averci invitato a questa bellissima giornata e buon cammino. Grazie. Grazie. Siamo alle cascate di mezzo, è la prima, penso, fermata lungo la prima tappa del Cammino a Scoop. Abbiamo messo una quarantina di minuti circa a arrivare, ma molto suggestiva e bella, devo dire. Ho deciso di fare il Cammino a Scoop perché questa tappa era una di quelle che ho sempre voluto fare, ma non ho mai avuto l'occasione di fare, e quindi ho preso la palla al balzo. Inoltre, visto che sto per concludere il progetto, era un modo per chiudere in bellezza quest'anno, diciamo, di avventura, con un'avventura un po' più fisica, diciamo. Si chiama Stimolo e si può fare sia la marmellata sia la gelatina di sorbo dell'uccellatore. Questa chiesa è meta di pellegrinaggi soprattutto da parte delle comunità della Rendena. E Sant'Antonio Abate viene venerato soprattutto per la protezione del bestiame. Abbiamo l'aquila, il toro, il leone e l'angelo. Benvenuti a Carisolo, questo è il nostro cimitero di Carisolo. E questo piccolo gioiello è stato costruito, sicuramente noi troviamo una scrittura del 1200.
deciso di fare il servizio civile perché mi sembrava di studiare tante cose, fare tirocini, sì, ma volevo approfondire in maniera più umana, un po' più calda il contatto, il rapporto con le persone, quindi ho scelto di fare il servizio civile. Il mio progetto si chiama Porte Aperte Anche per Te e è presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento. E siamo in due, io e un'altra ragazza, e ci occupiamo delle attività terapeutico-riabilitative da proporre alle persone utenti che sono ricoverate in reparto. Sto imparando a stare con le persone, sto imparando a stare vicino alle persone, a coltivare quello che mi piace fare e dare un'utilità anche alle mie passioni. Consiglio di fare lo scoop a chiunque, a qualunque età, e penso che il punto di forza più grande sia la vastità e la diversità dei vari progetti che lasciano la possibilità a chiunque di portare avanti il proprio futuro. Ciao Machiletta! Piano! Insegnante di scuola primaria presso l'istituto e in più faccio volontariato perché credo nell'obiettivo di nostro obiettivo è tutelare il diritto allo studio a chi non ce l'ha soprattutto. Svolgere quest'altra attività di tutor, diciamo, comunemente detto, ma OLP, operatore locale di progetto, è una crescita, è un modo per aggiornarsi, stare a contatto con i giovani, scoop. Sì, io lo consiglio a tutti. Perché un metro, una misura per capire se ti trovi bene in quel settore, in quell'ambito, puoi scoprire delle tue cose, delle tue preferenze che non sapresti altrimenti.
A noi questo appunto è un'iniziativa che piace molto anche come crescita personale delle persone, lo credo anzi quasi, dovrebbe essere quasi obbligatorio dal mio punto di vista questo passaggio, perché aiuta le persone a capire come funziona effettivamente un ente pubblico, nel nostro caso perché integriamo all'interno del comune, ma anche altre realtà che appoggiano il servizio civile, introducono in quello che è l'ambito sociale, insomma, i ragazzi appena usciti solitamente all'università. Siamo convinti come istituto che integrare all'interno dell'opportunità formativa dei giovani del servizio civile ci avvantaggia nelle relazioni con gli studenti stessi. Ovviamente consiglierei ai giovani di fare il servizio civile perché hanno l'opportunità di misurarsi con tantissimi enti pubblici e privati e associazioni che possono dar loro veramente una chiarezza per la scelta del loro futuro. Ho visto il vostro itinerario, bellissimo, molto interessante, pieno di spunti anche, ho visto il vostro programma e le attività che sono collegate, vuol dire un'iniziativa ottima. Ho deciso di fare lo scoop dopo la laurea magistrale al Museo degli Usi e Costumi di San Michele all'Adige. Ho deciso, dopo la laurea in archeologia, di mettermi in gioco e provare questa nuova esperienza. Mi sono sentito sin da subito come parte del gruppo, parte appunto dell'ente dove ho prestato servizio civile. Per me lo scoop è diventato un'occasione per conoscere nuove persone, nuove realtà e soprattutto, non essendo del Trentino, conoscere il territorio. Ho cominciato lo scoop nel 2020 come occasione di stimolo in un momento di difficoltà, come tutti sappiamo, e ho deciso di mettermi in gioco presso il liceo linguistico di Trento, Sophie Scholl, in qualità di aiuto catalogatore nella biblioteca. Mi sono trovato molto bene, devo dire, anche grazie alla mia OLP, la bibliotecaria, che mi ha subito aiutato ad ambientarmi e a trovare quindi le giuste motivazioni per proseguire nel progetto. Il servizio civile mi ha aiutato molto a prendere consapevolezza di quelle che sono le mie caratteristiche e le mie potenzialità, per cui una consapevolezza che
mi ha aiutato anche a capire la strada lavorativa, nel mio caso l'insegnamento. E ho imparato a essere costante e determinato negli obiettivi che dovevo perseguire. Questo sicuramente sarà valido anche per la vita lavorativa in futuro. Consiglierei assolutamente il servizio civile a conoscenti, amici, proprio per questa sua modalità di poter approfondire se stessi umanamente e anche dal punto di vista lavorativo. Noi stiamo collaborando molto bene, felicemente, con lo Scoop da qualche anno, insomma, con il nostro ingresso come amministrazione abbiamo subito puntato ad attivare una serie di progetti di servizio civile. Uno scambio di competenze che siano utili, diciamo, per il comune, allo stesso tempo che sia utile anche per il vostro percorso di crescita. L'abitato di Lundo, come vedete, è diciamo un bel paese, gioiellino. Veramente un gioiello. Ecco. Grazie a tutti voi di essere qui a Lundo e vi auguro una buona giornata e una buona gita e una buona continuazione del vostro percorso. Grazie. Allora, credenziale, scoplo. Io mi ero laureato a Bologna in discipline di musica e teatro e poi a un certo punto sono ritornato in Trentino e mi sono chiesto cosa faccio adesso. E a quel punto, dietro quella, diciamo, amletica questione, sono cercato di risolverla, diciamo, vedendo anche vari progetti di servizio civile. Cercando, ho trovato un ente che si chiama Trentini nel Mondo, che ha proposto un progetto che mi avrebbe permesso di sperimentarmi in quello che avevo studiato. Ed ho vissuto un'esperienza di servizio civile incredibile, conoscendo persone stupende in un ambiente internazionale e locale allo stesso tempo, dove veramente entravi e ogni giorno vedevi persone da paesi diversi. E là mi è venuta l'idea di iniziare a collaborare come peer leader, perché li vedevo, erano un po' anche un punto di riferimento per me. Ho detto: cavoli, voglio anche io diventare come loro. Cosa voglio fare da grande, il peer leader? Io consiglierei di fare lo Scoop per una serie di ragioni. Prima di tutto perché se siete in quel periodo della vita in cui magari avete finito un percorso formativo personale e volete un po' sperimentarvi, è il modo migliore per conoscere voi stessi, per mettervi in gioco, però sapendo che potete sbagliare. È un'esperienza unica in cui crescere assieme. Il Cammino Scoop ci ha anche insegnato che stare assieme, che lo Scoop può permettere di creare reti e stare insieme. Mi fa piacere che abbiate scelto anche Tenno, Canale e Casartisti per una
tappa di questo percorso, di questo vostro percorso. Vi ringrazio prima di tutto voi personalmente per mettervi in gioco in questo servizio che è un anno. Complimenti, come ci vuole coraggio per partire in una passeggiata dove magari non si conosce quasi nessuno, no? Si deve uscire un po' da questa comfort zone. Quindi grazie a volte per i ritorni che date anche a noi che vi accompagniamo, insomma. Ecco, io devo dire che come Olp non mi è dispiaciuto che ci rapiste i ragazzi per qualche giorno. Io credo, no, perché credo che camminare sia veramente un'esperienza molto formativa, si imparano molte cose, non solo il Trentino, ma anche gestire la fatica, stare assieme agli altri, la solidarietà che si crea lungo una strada è una cosa unica che non si trova né nel mondo del lavoro né a scuola. E per cui buon cammino anche a voi. Grazie. Quando io ho finito il servizio civile, ho cominciato nel frattempo quasi subito la laurea magistrale in storia dell'arte. Essendo stato così proficuo il mio percorso di servizio civile, mi dispiaceva abbandonare del tutto questa realtà e quindi altro non ho fatto che scrivere un'email al direttore dell'ufficio servizio civile che mi ha appunto convocato a colloquio. E dopo il colloquio, insomma, sono stata accettata per far parte del gruppo dei peer leader. Il rapporto così diretto con i ragazzi serve anche a rendere evidenti alcune possibili problematiche all'interno dei progetti, a risolverle e anche ad essere un po' figure di supporto in generale, sospetti gestionali, organizzativi, è una figura di ponte, diciamo, tra i giovani in servizio civile e l'ufficio stesso. Cammina Scoop è un'iniziativa dell'ufficio servizio civile della provincia autonoma di Trento. Secondo me è un'esperienza eccezionale per i ragazzi, un momento di incontro, un momento di percorso insieme dove andiamo a esplorare luoghi, occasione di relazione, occasione di conoscenza, occasione di andare piano in momento veloce. È una bellissima opportunità per i ragazzi per conoscersi, per conoscere le proposte offerte dall'ufficio, dalla provincia. È un bel modo anche per far incontrare l'ufficio sui territori, perché le istituzioni, i comuni, gli enti che attraverso i territori hanno l'occasione, un'opportunità per vedere i ragazzi, fare un incontro con il direttore, con tutto lo staff, per apprendere le grandi potenzialità che questa politica ha in Trentino. Siamo anche consapevoli che questa è una politica unica nel suo genere in Italia per come viene vissuta, organizzata e programmata. Persi? Assolutamente no. Adesso sto facendo servizio civile all'ufficio Job Guidance dell'Università a Trento e quindi mi occupo un po' dei tirocini o dell'orientamento in uscita al lavoro e mi sta piacendo molto. Mi sono sentito molto accolto bene da tutto l'ufficio e anche, diciamo, se all'inizio magari non ero tanto convinto di questa scelta perché può apparire un po'
una scelta un po' diversa da quelle canoniche, dopo mi sono trovato molto bene, la rifarei ancora. È diventata una specie di passerella nel futuro, diciamo. È stata un'esperienza che mi ha permesso di costruire legami e di capire meglio chi sono io e cosa voglio essere nel mondo lavorativo e anche come persona. Servizio civile per una nuova esperienza, una nuova sfida con me stessa. Comunque ero sempre stata a Roma, un'esperienza fuori, mai una vera, diciamo, esperienza utile a una comunità, un senso forte di comunità e anche comunque il bisogno di mettermi alla prova in un ambito comunque molto diverso dal mio. Sto imparando tantissimo, è un altro modo di stare con gli altri, è un altro tipo di percorso, è veramente una camminata come trovata adesso. Mio figlio ha fatto il servizio civile a Trento, al centro diurno degli anziani. Siamo stati contenti anche perché penso che sia sempre un'esperienza in ogni caso positiva. A me piaceva che frequentava bella gente. Conoscevo il servizio civile di quando ero io giovane, che era quello per gli obiettori di coscienza, però sì, sapevo che esisteva da quando non c'è più il militare. Vedo, parlando con molti di voi, che gli dà la svolta. Mi piacerebbe che anche l'altra figlia ci provasse, magari sicuramente lo consiglierò. Questi giorni camminando, e l'ho raccontato anche, è veramente bella gente, quello, perché proprio ti senti a tuo agio, puoi parlare, senti persone con la tua sintonia e questo mi piace tanto, perché il mondo purtroppo non è tutto così bello, è un po' come se fosse una bolla che spero diventi sempre più grande. Persone e anche accogliere i ragazzi del servizio civile per noi è questo, è dare la possibilità di essere protagonisti, di farsi sentire, di farsi vedere, di lasciare la propria orma, la propria impronta, il proprio colore, ci piace dire. Valle Aperta è onorata di accogliervi, ringrazio la band, la super band di Valle Aperta, che oggi è rappresentata da Diego, Federico e Agostino, e il nostro favoloso Livio, che è il presentatore ufficiale delle iniziative della Valle Aperta. Durante questo trekking, questa specie di trekking, perché in realtà erano tutti i pezzi staccati, siamo stati oggi qua, ma ieri eravamo in Val di Non,
L'altro ieri eravamo a Luserna, Lavarone, siamo stati a Madonna di Campiglio, siamo stati a Volveno e Tobrino, siamo stati nelle zone più belle del Trentino. È una settimana, ci sono degli episodi magici. Per me il più magico è stato l'altro giorno, scendevamo da Lundo, c'era un caldo infernale, io ero davanti e dovevo fare la scorciatoia. A quel punto una delle ragazze ha iniziato leggermente a dondolare, io non me ne ero reso conto perché sto davanti, e i ragazzi sono stati splendidi, immediatamente gli sono andati incontro, gli hanno dato da bere, lui gli ha dato una caramella, e io quando vedo i gruppi come voi che riescono a entrare in sintonia senza bisogno di darli in ordine, non ci sono le strisce pedonali, quello è stato uno dei momenti più belli, lì e anche altri. Oppure quando dicevo piano piano, no? Però anche oggi a un certo punto non dicevo niente, guardavo, dicevo Madonna mia, guardavo indietro, e c'è, se voi camminate con la gente, a un certo punto si costruisce una certa sintonia e il passo non è il mio, non è il suo, non è il tuo, ma è quello di tutti. Ecco, a me quei momenti mi danno una bella pienezza. Tutto qui, grazie. Mi occupo di formazione per il servizio civile. Ora che lo vedo, proprio come organizzazione è bellissima, soprattutto per far rete tra le persone e anche scoprire forse la parte un po' meno professionale e un po' più personale sia dei formatori che dei partecipanti stessi. E quindi credo proprio che se tornassi indietro lo farei anch'io. Ti aiuta a metterti in gioco e a trovare la tua strada. Perché non è che ognuno di noi ha una strada ben definita e nasce con l'idea di fare qualcosa di ben definito. A volte bisogna andare per prove ed errori e bisogna anche tentare.